Io sono in tutti questi anni, 43 anni, diventato un grande amico di Calogero Falcone, che ha prodotto due cose meravigliose. La prima, la biblioterapia, cioè lui entrava la gente nella libreria sotto la metropolitana a Milano in Piazza San Babila, diceva come stavano e lui gli consigliava il libro giusto, il libro visto come farmaco, come medicina. L'altra cosa meravigliosa che ha fatto Calogero, che è riuscito a produrre due anni dopo Timmy, il grande amico Timmy Falcone, che a sua volta ha prodotto una figlia splendida, Veronica. Qualche mese fa sono passato da Piazza Babila, sono sceso e ho rivisto la libreria completamente ripulita, rimessa a nuovo, che è ancora lì, e c'era Veronica. Cioè, c'era Veronica, prima c'era il padre, poi il nonno, insomma tre generazioni. Come ti senti tu in questa dinastia di persone che non solo vendono i libri, ma riescono a dare questo valore terapeutico a ogni libro che vendono? Mi sento molto bene, devo dire che ringrazio mio papà e a questo punto lo facciamo pubblicamente, Calogero Falcone, per avermi indirizzato in questo percorso. Nella mia vita ho voluto fare le mie esperienze al di fuori dal cosiddetto clan familiare, dove ho dovuto passare anche delle situazioni poco piacevoli per potermi evolvere da solo, per poi rientrare in modo consapevole e per scelta, quindi non per un concetto di imposizione di tradizione, ma è stata proprio una scelta. All'età di 24 anni, dopo il secondo figlio, mi sono riavvicinato a mio papà e ho scelto di lavorare con lui all'interno dell'azienda di famiglia, che appunto sono questa libreria che Giorgio che diceva, sì. Per poi aprirne un'altra nel 94 in Galleria Unione, Piazza Missori, che si chiama Milano. Libreria Esoterica a Milano. Invece ho visto che tua figlia Veronica è partita subito con i libri. Mia figlia Veronica forse ha un imprinting nel DNA, sicuramente. Io la lettura è un piacere che ho riscoperto dopo, appunto ai 24 anni. Forse il DNA con me di mezzo si è sistemato e Veronica ha iniziato a studiare lettere moderne, quindi è un'interessata di letteratura. Presto, 14, ha iniziato a scrivere, forse qualcuno che ci conosce da tempo. Noi pubblichiamo una rivista che ormai è online, si chiama Anima News. Veronica già all'età di 14-15 anni scriveva su questa rivista. Quindi ha una dote familiare che la porta all'interno della letteratura. Quando ha iniziato l'università, poi ha voluto entrare a farsi qualche lavoretto extra, perché questi studenti è lì che l'ho vista, hanno libreria. Bisogno di fare qualche extra per poter studiare. Io ho detto, scusa, ma invece di fare extra in giro, prova a entrare in libreria, vedi se ti piace come tipologia di lavoro. E devo dire che si è appassionata tantissimo. Bisogna ricordare che, conoscendo tutta la famiglia, conosco bene anche tua madre, i tuoi fratelli Asher e Jonathan, che anche loro, possiamo dire, sono attivissimi nel mondo dei libri. Infatti, se andate lì in Piazza Missori c'è Asher, incontrate anche Jonathan. Quindi la famiglia Falcone, che ha origini siciliane e poi si è trasferita a Milano, proprio nel cuore di Milano, Piazza San Babila e Piazza Missori, sono riusciti a creare proprio quella che si chiama la biblioterapia, cioè curati leggendo il libro giusto. Grazie Timmy, grazie Asher, Jonathan, Sabrina, Veronica, soprattutto grazie a tua madre e tuo padre che hanno iniziato questa dinastia. Potevo aggiungere anche una cosa, perché poi la dinastia adesso si sta ampliando a livello nazionale. Oggi, che è il 9 di aprile del 2011, andiamo a inaugurare a Ravenna la prima libreria, chiamiamola in franchising, della nostra catena. Ci siamo uniti con il gruppo Macro Librarsi, che è un leader nella vendita e distribuzione di libri online. Noi come gruppo Anima, quindi
librai storici, pensiamo di poter dare un buon know-how per poter aprire delle librerie in Italia. Quindi abbiate fede e speranza, magari anche nella vostra città aprirà una libreria come la nostra. Quando facevo Totem dicevo il viaggio continua, qua dico il libro continua. Il libro continua, grazie Giorgio.